Buonasera, no, buonasera, perché per me è sera. Benvenuti in questo nuovo video, sono tornata. Credo che questo sarà il primo video che andrà online dopo la mia pausa un po' lunghetta. E in questo video voglio farvi vedere che cosa ho trovato. Io ho già guardato e poi vedendo il contenuto ho detto non posso non fare il video, cioè devo farlo per forza. Sono andata, ho prenotato all'ultimo la Magic Box di Too Good To Go a San Vito di Cadore da Fiori, quello in via Nazionale 36, quindi l'alimentari, la gastronomia, ecco. Ho prenotato all'ultimo, infatti non si aspettavano, non avevano controllato le email e non si aspettavano che arrivasse qualcuno a ritirare la box e sono rimasta colpita. Partiamo dal primo vassoietto. Poi lasciatemi un like, condividete il video, iscrivetevi se non siete iscritti, se vi piacciono i miei video, chiaramente. Guardate qua cosa c'è. Guardate qua cosa c'è. Vi ricordo che io questa box l'ho pagata 4,99 euro. Allora, c'è metà torta alle mele, ha un profumo che è una meraviglia, e un pezzo di strudel, che a me non piace, però per Franz. Perfetto. Siamo un po' pieni di dolci. Ma ha un profumo, questo va bene pucciato nel caffè latte o nel latte o nel caffè o nel tè, chi preferisce. Sì, è buono, è buono, è buono. Ok, quindi queste due cose. Poi c'è un altro vassoio, attenzione, attenzione, io ve lo dico, fate attenzione a cosa c'è qua dentro. Già intravedete qualcosa, vero? Il problema è che c'è tutta la cioccolata attaccata alla carta. Cioè, no, cioè scherziamo. Tre krapfen. Uno alla confettura di albicocche, credo. Uno crema e uno cioccolata. E c'è un profumo. Mi fanno una gola questi che... 4,99 euro. Come ultimo sacchetto di carta, trovo un po' in difficoltà a fare questo video perché è da tanto che non li faccio, a parte i vlog che ho iniziato a registrare, però è da tanto che non faccio un video del genere, quindi mi trovo un po' in difficoltà. Cioè, pronti? Cioè, non so se si vede qualcosa. Pezzo enorme di focaccia con i pomodorini e quella sotto invece è focaccia normale. Cioè, adesso assaggio anche. È morbida, non è secca, non è vecchia. Buona. Buona quella sotto. Normale. Sì, non è la focaccia quella tutta piena di olio, eh. Buona, si sente anche il gusto dei pomodori. Molto buona. Buona. Siccome è ora di cena, ho fame, quindi va bene tutto. No, ma è buona lo stesso. Allora, ho due scontrini. Me ne sono accorta prima. Ci sono due scontrini. Allora, uno è il prezzo della box, ok. Questo invece vediamo subito. Allora, focaccia farcita 3,05 euro. Focaccia semplice 2,05 euro. I krapfen 3,82 euro, 3 krapfen, sono 1,27 euro l'uno. Strudel con mandorle 3,37 euro. E la torta, il pezzo metà torta piccolina 5,20 euro. Totale 17,49 euro, con l'IVA 19,11 euro. So che non tutti sono d'accordo con questa cosa di Too Good To Go. È un servizio, si prova, non voglio lamentele perché io cancello i commenti dove c'è gente che si lamenta, che dice: ah, ma vai a spendere i soldi. Sono affari miei dove spendo i soldi. Ok? Secondo me il servizio di Too Good To Go è valido. Il problema, cioè il punto è avere dei commercianti che non cercano di fare i furbi. Perché ce ne sono tanti che ti vendono roba vecchia, come mi è successo l'ultima volta.
E da lì poi non avevo più comprato niente e lì era tutta roba vecchia, 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 vecchia. Vi avevo registrato il video, mi pareva roba abbastanza buona, poi andando a assaggiare, no, era tutta roba vecchia da buttare nel cestino. C'erano dei panini immangiabili, duri come il cemento, cioè palesemente robe che dovevano buttare, no, vendere. Non ho detto niente, ho messo una recensione negativissima. Ma è chiaro, non potevo mettere una recensione positiva. E boh, è morta lì. Non vi ho neanche caricato il video né niente. Non c'è paragone con questa box. Cioè, quella lì era proprio scadente al massimo. Quindi sì, ci sono dei negozianti che fanno i furbi. Questo ovunque, ovunque. Non è che tutti i servizi sono fatti così. Alle volte vanno bene, alle volte vanno male. E boh. Quindi secondo me questa box è approvatissima. Io adesso vi abbandono, vado di là perché Franza ha fame, quindi siccome ha visto la focaccia, vuole mangiare un po' di focaccia. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video, non so quando, non so se riprenderò subito la programmazione lunedì, mercoledì e venerdì. Sono sempre molto impegnata, sono molto stanca, sono in attesa delle ferie perché sono più di 2 anni e mezzo che io non sto a casa, quindi ce n'ho, ne ho bisogno. Quindi secondo me questa box è approvatissima. Ditemi voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi ringrazio per essere stati qua, vi lascio alle vostre cose. Noi ci vediamo al prossimo video come sempre e vado a mangiare. Ciao!